Il tuo successo dipende solo da te, lo sapevi? Sapete qual è l'ostacolo più grande al vostro successo? La mancanza di talento? L'assenza dei mezzi? Niente di tutto questo. Vi ricordate la storia di Giuseppe, il figlio di Giacobbe? Ne passa di tutti i colori. Viene venduto come schiavo, finisce in prigione. Le sue speranze di ritrovare una vita normale sono quasi pari a zero. Eppure, dopo essere prigioniero, diventa viceré d'Egitto. Dicono i maestri che tutte queste sue discese e difficoltà sono state necessarie per arrivare al successo. Perché? Perché Giuseppe era il figlio prediletto di Giacobbe, insomma, forse era un po' pieno di sé, un po' viziato. E queste discese lo hanno svuotato lentamente del suo ego, fino a fargli capire che se continua a mettere l'ego di mezzo non arriverà mai da nessuna parte. Una volta imprigionato, Giuseppe ha capito che lui da solo non poteva fare più niente. E si è rimesso nelle mani di Dio, si è fatto da parte. La parola io in ebraico si dice ani e il suo anagramma è ein, che significa nulla. E per rivelare l'infinito che c'è dentro di noi, ogni tanto dobbiamo farci da parte, spegnere il nostro ego e imparare a ascoltare l'universo senza il filtro dell'io che ci blocca. E questo è il segreto anche nelle relazioni. Che cos'è che ci fa offendere? Che cos'è che ci fa dire lui ha osato dire una cosa a me? Lei ha fatto qualcosa contro la mia volontà? Che cos'è che ce lo fa dire? L'ego. Ma quando noi mettiamo da parte il nostro ego e mettiamo nel centro qualcosa che è al di sopra, qualcosa che è trascendente come l'amore, la nostra relazione di coppia, l'amore per nostro figlio, tutto assume un'altra dimensione. Quindi l'ostacolo più grande per il nostro successo è il nostro filtro mentale su cui c'è scritto ego. Proviamo a toglierlo piano piano. E da Ani, io, proviamo a diventare un po' Ain, nulla. E vedrete come raggiungerete successo in tutti i tipi di relazioni e perché no, anche sul piano professionale.